Ciao ragazzi, bentornati a Fare a 4K. Oggi vediamo in breve come restauro il serbatoio della Civic. Procederò a dare una bella lavata al serbatoio. Lo laveremo dentro con uno sgrassante molto potente in modo da eliminare tutti i residui di benzina sporca, benzina vecchia che c'erano dentro, e poi valuteremo se è il caso di fargli un trattamento alla tancherite. Direi che non siamo messi male, ragazzi. Abbiamo tolto più o meno il 90% della sporcizia. La ruggine che vedete un po' sul fondo è anche normale sui serbatoi di metallo. Difficile dopo 30 anni trovarli in perfette condizioni. Direi che non serve fargli il trattamento alla tancherite, perché comunque ne ho visti di presi molto peggio. Quindi procediamo a carteggiare per fuori il serbatoio. Per quanto riguarda la parte sottostante del serbatoio, ho deciso di non rimuovere il suo antirombo originale, in quanto è ancora molto buono, è un po' strisciato, ma non importa, è ancora bello solido e quindi sarebbe un peccato andare a togliere l'antirombo per poi dargli vernice. Quindi io vernicerò solamente dove non c'è l'antirombo, quindi questa zona qua e la zona di scarico del tappo. La parte sopra invece andremo a verniciarla tutta, perché era priva di antirombo. In particolare a me quello che interessa è andare soprattutto a riverniciare i punti di saldatura del serbatoio, perché erano quelli ad essere ruggini. Quindi per evitare che si rovini ulteriormente il serbatoio, a me interessava soprattutto ricoprire di vernice queste zone qui. Quindi gli daremo una bella botta di antiruggine e il serbatoio tornerà nuovo come era prima.
quando diamo il colore vi consiglio sempre di dare una affumicata prima, uno strato leggero, poi aspettiamo un po' che si solidifichi il colore, due minutini, e poi diamo una mano un po' più pesante via via finché non siamo soddisfatti del risultato. Diamo una controllata al galleggiante, che è un po' ruggine. Probabilmente la macchina è stata a secco di benzina per tanti anni e quindi ha fatto tutto ruggine dentro. Infatti queste cose le dobbiamo pulire. Sarebbe inutile che avessimo pulito il serbatoio bene e poi lasciamo tutte queste crosticine che potrebbero andare a intasare la pompa. Sarà sufficiente dare una grattatina col cacciavite, togliamo le croste, quelle più grosse. Adesso lo apro e vediamo come è messo il potenziometro. Non siamo messi proprio benissimo, ragazzi. C'è un pescante in questa ruggine. Vedete come funziona il pescante? Questa lamella si muove a seconda di quanta benzina noi abbiamo dentro e strisciando qui dà un impulso elettrico che ci farà muovere la lancetta della benzina, ci indica il livello. Se qui c'è ossido, c'è ruggine, questa sicuramente non segnerà correttamente il livello della benzina del serbatoio. Ecco che noi adesso andiamo a pulire i contatti elettrici, magari cerchiamo di pulirli con lo svito, li eliminiamo tutto l'ossido che riusciamo a eliminare. Nel caso abbiate un galleggiante che non funziona più e siete sicuri di avere un galleggiante che ha ancora questa tecnologia, diciamo, date un'occhiata alla lamella che striscia al potenziometro, perché sicuramente il problema deriverà da questo o probabilmente dai fili che si sono rotti nel corso del tempo. Diciamo che questo galleggiante non è messo benissimo, però io avevo visto che funzionava, quindi per ora lo teniamo buono così com'è, anche perché non so se se ne trovano ancora di sti galleggianti qua. Quanto riguarda la pompa benzina, esteticamente è messa bene, non ha la ruggine che aveva il galleggiante, funzionava bene perché la macchina andava benissimo, non faceva rumore, questo è molto importante perché quando una pompa benzina inizia a fare tanto rumore, cambiatela perché vi lascerà a piedi sicuramente. L'unica cosa che farò sarà togliere il filtro qui e dargli una bella soffiata, perché sicuramente, visto che c'era tanto sporco nel serbatoio, qui sta pescando dal basso, in realtà è coperta da delle paratie, però pesca comunque sempre verso il basso e quindi un po' di sporco sicuramente si è seccato in questa retina qua, quindi la puliremo un attimo. Lasciamo un po' in ammollo di benzina, in modo che si sciolgano le impurità. Mi raccomando, non usiamo solventi, diluenti o cose molto forti, perché comunque questa retina è delicata e se la roviniamo poi comunque perde la sua funzione di proteggere la pompa benzina. Possiamo lasciarla anche mezza giornata in ammollo e poi torniamo e la soffiamo.
Spero il video vi sia piaciuto, ragazzi, spero lo abbiate trovato utile. Sento comunque di dover spendere una parola riguardo alla mia decisione di non fare il trattamento alla tancherite. Perché si fa il trattamento alla tancherite? Di solito sulle moto, sulle auto, quando abbiamo un serbatoio in ferro fermo da tanti anni, si tende ad avere della ruggine al suo interno. Questa può essere più o meno grave. Nel nostro caso, ad esempio, non era nulla di grave. La ruggine era superficiale, c'era tanto sporco perché c'era della benzina vecchia dentro, rimasta dentro per tanti anni. Quindi diciamo che ha anche un po' salvato il nostro serbatoio. Una volta pulito il serbatoio con un acido apposito per serbatoi, ho notato che comunque si erano pulite bene le pareti. È rimasta ancora un po' di ruggine, ma comunque non ci preoccupa più di tanto. Se io avessi trovato delle microcrepe, un assottigliamento del serbatoio al suo interno o delle groste potenti, nel senso che venivano via pezzi di serbatoio, avrei deciso di fare un trattamento alla tancherite, che comunque non ha un costo irrisorio ed è anche difficoltoso come trattamento. Bisogna saperci un attimo fare. Detto questo, il nostro serbatoio è a posto, pronto per essere montato e riempito. Un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se pensate che vi possono essere utili i miei video e seguitemi anche sulla pagina Instagram, che sto mettendo un po' di roba anche lì. Ciao ragazzi, questo è Affari a 4 Scale.